www.ilsorrisodidaniela.org, che è il sito di questa associazione importantissima. E di questa associazione faccio parte modestamente anche io, ma soprattutto ne fa parte il nostro Franco Grascio. Buongiorno. Sì, che è con noi. Buongiorno Franco. Buongiorno. Eccolo. Buongiorno, buona domenica. Buona domenica, complimenti, eh. Grazie Franco. Tutto bene? Sei pronta? C'hai le valigie pronte? C'è un fiocco lì. Guarda, io le valigie ce le ho sempre pronte sotto il letto, Franco. Andiamo in Africa? Molto volentieri. Molto volentieri. Evviva. Guarda, non è sbagliata questa cosa, eh. Potremmo veramente fare un viaggetto ed andare proprio a vedere di persona. Sai che il mal d'Africa esiste davvero, parti preoccupata perché poi dopo ci vuoi tornare sempre. Ecco, ne ho sentito parlare, io non sono mai andata, non ho ancora avuto questa fortuna, però grazie. Sarebbe una bella esperienza, soprattutto adesso che c'è da vedere una cosa, un progetto vero, no? È molto importante che avete portato a termine proprio voi dell'associazione. Ce ne vuoi parlare, Franco? Certo. Intanto ha contribuito anche il grande Cristiano Vaccaroni, che fa finta di niente, sì. Che non si inquadra ma fa l'indifferente. Eccolo qua, pieno sì. Titolo dell'associazione, sì. Il Sorriso di Daniela, che è nato poi tra l'altro un anno fa, praticamente a fine ottobre dell'anno scorso. E ufficialmente siamo riusciti a chiudere il cerchio della burocrazia e finalmente abbiamo avuto le carte bollate disponibili per riuscire a essere operativi, anche se poi dopo noi da anni gironzoliamo insomma per l'altro emisfero, insomma del sud del mondo, per toccare con mano quello che sono i problemi. Cristiano è stato con me in Brasile, sa che cosa c'è nelle favelas, anche lì l'abbiamo vissuto in diretta, vero certo. Cristiano? Sì, è vero, tra l'altro ecco, la cosa che mi aveva colpito all'epoca era da occidentale, insomma la persona poco in qualche modo, no? In quel momento sensibile a queste problematiche, ecco, questa full immersion in questa povertà mi ha fatto veramente riflettere, mi ha aperto proprio un mondo, perché c'è una grande dignità tra queste persone e soprattutto un grande sorriso, nonostante abbiano mille difficoltà proprio, 5.000 sì, certo. problemi, problemi legati all'alimentazione, alla casa, all'igiene, alla scuola, all'istruzione, insomma chi più ne ha più ne metta, però c'era questo, tutti sorridevano, infatti io dicevo a Franco, dico, ma com'è che sorridono tutti? E noi invece di contro, con noi, tutto quello che abbiamo, siamo sempre arrabbiati. E noi siamo qui ad arrabbiarci con l'iPhone che non si accende, no? Magari. L'abbiamo perso noi occidentali il sorriso, e abbiamo perso una delle cose più belle che esista al mondo, che il Signore ci possa aver mai donato, cioè il sorriso, il sorridere che trasmette pace, serenità, gioia. Gioia di vivere anche, no? Anche se hai poco, se non hai niente. Senti Franco, quindi tu dicevi che nel giro quindi praticamente di 12 mesi, di poco più di un anno, avete già realizzato questo importante progetto? Sì, praticamente era una maternità che andava costruita in questo piccolo ospedaletto gestito da Padre Previdi, che sono dei comboniani operativi in Africa da un centinaio di anni, sì. Per cui che hanno costruito scuole, ospedali e servizi ovviamente per tutti i cittadini, che siano questi cattolici piuttosto che protestanti, piuttosto che musulmani, non interessa a nulla. Certo. Ecco, però il bisogno era quello di dare risposta alle tante donne che avevano magari difficoltà per il parto o comunque durante la maternità, e l'ospedale non era in grado di darle un posto letto e di dare loro risposta. Tra l'altro manca ancora la sala operatoria, per cui noi abbiamo fatto questo giro. Ci hanno detto, ah che bello, noi abbiamo un sogno nel cassetto, che è quello, vedi questo terreno, ci ha fatto vedere il terreno, sì. E ci ha detto anche il responsabile dell'ospedale, qui ci starebbe veramente bene un reparto di maternità. L'abbiamo portato a casa, come abbiamo portato a casa anche tantissimi altri progetti, perché serviva un generatore di corrente, servivano poi anche i banchi, perché i bambini studiano per terra, proprio appoggiati sulla terra, e quando piove ovviamente poi la terra rimane umida, certo. E non va bene.
e insomma abbiamo portato a casa un mucchio di progetti. Devo dire che eravamo terrorizzati, eccoli qua i banchi, grazie sì. Cristiano, e per cui avevamo paura di aver detto sì sì ci pensiamo noi e poi dopo tornare a casa. Siamo tornati a casa, insomma abbiamo trovato la giusta difficoltà perché insomma è tempo di crisi. Invece ti dirò che euro dopo euro, sai, proprio la goccia che fa l'oceano, euro dopo euro si è tramutato, diventava il mattone, per cui di fatto insomma siamo riusciti a tirare su qualche soldino con tutta una serie di manifestazioni che si sono tradotte poi in mattoni, in finestre, in tetto, e il 4 di novembre il vescovo ha inaugurato questa nuova ala dell'ospedale, la Paternità, per cui insomma bellissimo, avete concretizzato davvero. Per gli amici in TV, ecco, questa è proprio la targa all'ingresso della struttura, insomma, con l'inaugurazione il 4 novembre. Bene, bene, un grande applauso. C'è ancora molto da fare, immagino. C'è molto da fare, sì, guarda, intanto Claudio, se c'hai un assegno già pronto, guarda, ci vorrebbero giusto 17.500 euro. Ecco. Sì. Perché adesso dobbiamo mettere a posto la sala operatoria. Senti, il personale. Ti vedo sorridere un po' perplesso. Perché pensavo al mio portafogli e non so in quale taschino potrei trovare questo assegno. Però le vie del Signore sono infinite. E come vedi ci arriva anche una benedizione dall'alto. Non spaventiamo nessuno, perché in realtà, proprio come ha detto Franco, in realtà l'oceano è fatto da gocce, no? E quindi, ecco, bastano veramente pochi spiccioli, pochi euro per contribuire a queste bellissime cose, questi grandi progetti, e ognuno di noi infatti può fare qualcosa, certo. anche in tempo di crisi. Mi preme ricordare che l'idea nostra ovviamente è quella di aiutare queste persone a casa loro, perché è bene che si sviluppa tutto quello che è l'indipendenza, il loro modo di gestirsi la vita a modo loro, ma a casa loro, giustamente, certo. Per evitare appunto che là si trovino, o comunque in questi paesi si trovano in delle situazioni che li costringa a espatriare, a venire via, a uscire, a scappare da queste situazioni, facendo questi barconi, purtroppo, che abbiamo visto che ha fatto sì, che invece della speranza, infatti. Per cui aiutiamoli in casa, forse spenderemo anche di meno, tutto sommato, perché insomma abbiamo visto che cosa sta succedendo con tanti rifugiati che arrivano un po' da tutte le parti del mondo. Per cui diamo loro una mano, diamo loro il know-how, cioè la possibilità di capire come meglio organizzarsi, e poi dopo è bene che loro si organizzino a modo loro, giustamente, però a casa loro, e credo che sia la cosa più bella. E questo sorrisone del bimbo è splendido. È splendido, perché c'è da sorridere, davvero da sorridere alla vita. Abbiamo preso in prestito un post proprio di Franco su Facebook, che si riferisce alla giornata mondiale dei diritti dell'infanzia. Franco, per te il tema dei bambini è un tema per te molto acceso, no? Molto vivo. Il tuo pensiero è sempre ovviamente ai bambini dell'India, del Burundi, dell'Uganda, dell'Ecuador, della Palestina, tutti quelli che in qualche modo insomma non hanno avuto modo di crescere, tra virgolette, con la tranquillità, no? E hanno avuto un'infanzia magari travagliata da una serie di fatti e di eventi. Qual è il tuo pensiero? Ma guarda, io credo che avere e crescere un bambino nella serenità, nella gioia, ti ritroverai poi in futuro un uomo o una donna serena e che ha voglia di crescere e di fare e di realizzare cose meravigliose. Se mettiamo un fucilino nelle mani di un bambino di 3 anni, quel bambino sarà turbato tutta la vita. Se li facciamo crescere in un contesto di guerra, inevitabilmente saranno adulti con gravissimi problemi. Succede in Italia, succede in tutto il mondo, ma a casa loro purtroppo succede troppo spesso.
che appunto questi bambini vengono sfruttati, vengono utilizzati anche per il lavoro. C'è un lavoro sommerso fatto di produzione realizzata proprio dai bambini, soprattutto nell'Oriente c'è ancora questa abitudine, questo vizio di metterli operativi già in età molto molto tenera, per cui veramente non rubiamo la gioventù, la giovinezza a questi bambini. Hanno diritto all'infanzia tutti i bambini di questo mondo, e bisognerà adoperarsi tutti noi occidentali, che crediamo di essere i migliori del mondo, a urlarlo. Siamo dei gran piagnoni, la voce. Io penso che siamo dei gran piagnoni. Assolutamente. Grazie Franco, ti ringraziamo moltissimo per questa testimonianza, per questo racconto, e invito di nuovo, proprio in previsione del 20 di novembre, questa giornata importante, a visitare il sito ilsorrisodidaniela.org, perché lì trovate tutti i racconti, tutte le fotografie, tutte le spiegazioni, e poi anche come fare per contribuire. Poi ripeto, io mi sono sempre soffermato su un aspetto, che è quello di non raccogliere dei soldi e poi di metterli in un calderone e poi mandarli a terzi. Sì. Cioè qui si va a progetto, ci sono degli obiettivi, man mano che i soldi vengono raccolti, i fondi vengono raccolti, si va avanti verso quell'obiettivo. Una volta raggiunto si va avanti con quello successivo. Seguente. Ecco, è una cosa molto importante. Poi, è differente rispetto alle altre strutture, perché qui manca la struttura. Cioè qui non c'è un'organizzazione che ci vive sull'associazione e per cui deve prendere, percepire uno stipendio e poi ciò che avanza va e viene devoluto. No, noi siamo tutti volontari, chiaramente, non prendiamo nulla. Se andiamo giù in Africa ci paghiamo il biglietto, ma non c'è lo sponsor. C'è l'euro che viene incassato, che viene preso qui, che viene donato in Italia, diventa il denaro locale per l'acquisto di beni, e qui là ce ne sono tanti, perché penso alla malaria, penso alle zanzariere, che sarebbero veramente tanto utili soprattutto per i neonati, per i bambini, perché vivendo nelle capanne inevitabilmente hanno questo tipo di problema, e lì purtroppo la mortalità infantile molto è proprio alta, legata a questo. Evviva l'Africa, evviva quelli del primo piano che sono saggi. Viva Claudia, grazie a te Franco per il lavoro che state facendo tutte le domeniche mattina. Resta sempre con noi, assolutamente sì. Sorrisi, sorriso, sorriso sempre, sempre.